Bentornati nella clinica del Doc. Dopo l'ultima puntata delle storie del vecchio mondo vi è venuta una voglia irrefrenabile di collezionare maglie imperiali? Bene, il video di oggi fa il caso vostro, perché vi mostrerò infatti come dipingere la tipica armatura gialla che contraddistingue la settima legione. Bando alle ciance, imbracciate il vostro bolter e iniziamo. Il primer che ho utilizzato ovviamente è il bianco, Corax White, per semplificarmi la vita, perché dipingere il giallo a partire da base nera è farsi del male, semplicemente. Il colore di base che stenderò ora è l'Averland Sunset. In questo caso, per esigenze di video, ho applicato la base gialla solo al braccio della miniatura, ma se state dipingendo un'intera miniatura o ancora meglio un'intera unità, il mio consiglio è questo. Bomboletta di Averland Sunset. E dopo un paio di passate diluite di Averland, questo è il risultato, quindi un colore di base omogeneo, liscio, da cui iniziare a lavorare. Lo schema che vi farò vedere oggi è comunque secondo lo stile GV, quindi diciamo crisp and clean, quindi pulito e preciso, con profilature molto sottili che vanno a delineare i vari bordi delle placche dell'armatura. Quindi il passaggio successivo è quello di applicare una lavatura, nello specifico il Reikland Flash Shade, solo nei recessi tra le placche. Applico ora la lavatura perché, per quanto sia un lavoro abbastanza preciso, è pressoché inevitabile macchiare da altre parti dove non deve andare la lavatura. Quindi, applicandola adesso, è possibile correggere gli eventuali errori con il colore di base. E dopo questo recess shading con il Reikland, questo è il risultato. Siamo pronti quindi ora per passare alle luci, quindi iniziare a creare un leggerissimo gradiente con un giallo più chiaro, nello specifico l'Irial Yellow. Il colore che utilizzerò adesso sarà steso con la tecnica della velatura. Se siete in dubbio su consistenza e aspetto del colore, diciamo così, recuperatevi il video che ho fatto tempo fa sulle diluizioni. In particolare ora applico l'Irial nelle zone più elevate, diciamo così, le zone superiori del braccio. Quindi la metà superiore del dorso della mano e via dicendo. Per questo passaggio, per le velature di giallo, è importante utilizzare un pennello con un buon serbatoio, quindi magari anche non con una punta finissima, ma con una setola abbastanza grossa. E soprattutto usarlo di piatto, perché così facendo abbiamo più colore e restano meno segni della pennellata. E ora, galattici amici, arriva la parte divertente. Prendete il vostro miglior pennello, quello con la punta più fine, e il Dorniello, perché è arrivato il momento delle edge highlight, quindi delle profilature. Thank you.
Per le profilature, invece, il discorso è diametralmente opposto rispetto a quello per la velatura. Infatti, serve un pennello con una buona punta, perché è un lavoro di precisione, appunto. Ma anche in questo caso è possibile utilizzare il pennello di piatto, soprattutto però sugli spigoli molto molto pronunciati, quindi ginocchiera dei primaris, piuttosto che bordo dello spallaccio o simili. E questa qui è la nostra profilatura finita. Ora, se volete fare il di più, diciamo così, potete applicarne una seconda, molto molto più sottile, quasi dei puntini sugli spigoli, con lo Screaming Skull. Per esempio, qui. È quasi invisibile, è giusto un punto massimo, diciamo così, negli spigoli estremi, nei punti estremi. Spero che questo primo esperimento di livrea, diciamo così, degli Space Marine vi sia piaciuto. Se volete vedere altre legioni, altri capitoli, o in generale se avete suggerimenti o pareri, lasciate un commento qui sotto. Cliccate sulla campanellina per ricevere aggiornamenti su tutti i nostri video e le nostre dirette. Seguiteci su Instagram e Facebook e come sempre, alla prossima! Ah, dimenticavo! Doc Lico riceve solo il suo appuntamento.